Bene ragazzi, sono Darkatch e benvenuti in questo nuovissimo video. E benvenuti, oggi da come potete vedere non siamo in live. E prima di iniziare a commentare questo video, sdrogo video, spero. Sono qui per dirvi, cioè, oggi faccio un commentary perché diciamo che sabato non ho pubblicato niente. Ma perché non ho pubblicato niente? Perché semplicemente il PVR ultimamente si sta divertendo a farmi incazzare a bestia, cioè, e ci riesce bene perché praticamente avevo registrato un live della Madonna. Vado lì per editare il video su Sony Vegas e nulla, cioè, non me lo apre. Sony Vegas dice che il file non è leggibile, però, cioè, ha sempre letto quei tipi di file. Infatti, non so, Sony Vegas non dovrebbe essere, però, infatti, cioè, per sicurezza mi sa che fra un po' passerò a Photoshop CS6. Si dovrebbe chiamare così, adesso non mi ricordo. Comunque, per editare i video, che dicono che sia un programma bellissimo. Noi, cioè, io ci proverò, adesso guarderò come potrò trovarmi in quel programma, poi vedrò se passare oppure no. E nulla, diciamo che oggi, anzi, scusate, oggi non so già parlare, cioè, perdiamo già le parole. E diciamo che, oddio, allora, oggi siamo su MV2, da come avrete potuto vedere, questa è una nuke realizzata col. Tanto poi guardate che ormai rischiavo di crepare con i miei Harrier, cioè, partivano già le madonne. No, vabbè, speriamo di no, cioè, perché ultimamente in MV2 non so cosa stia succedendo, ma vedo solo persone con lanciagranate, cioè, è una cosa. Cioè, non ci sono neanche le parole per descrivere questa cosa, cioè, ti fanno strippare, anche tu vai lì in MV2 per provare a fare un gameplay normale e strippi, perché ci sono moltissime persone, cioè non dico poche, ma moltissime che utilizzano i lanciagranati, i lanciapuffi. E comunque adesso mi sono scordato cosa vi stavo per dire, però fa nulla perché oggi sono qui per chiedervi una cosa, sì, cioè, anzi, parlarvi di una cosa, però anche poi alla fine chiedervi qualcosa. Allora, l'altro giorno, giusto l'altro giorno, mi sono visto il nuovo trailer del nuovo COD che uscirà a novembre, settembre, adesso non mi ricordo neanche, però diciamo che ci sono rimasto un po' deluso. Ma perché un po' deluso? Non perché il gioco faccia schifo e così via. Perché alla fine, cioè, finché non provi un gioco non puoi dire che faccia schifo. Poi di solito i COD sono sempre quelli, cioè i primi giorni ci piacciono, dopo un po' cominciano a starci sul cazzo, fino ad arrivare verso l'uscita di un nuovo COD che decidiamo di trasferirci al COD precedente, così tutti gli anni. Sempre stato così. Poi magari le cose cambieranno, ma noi non lo sapremo mai per ora. E diciamo che ci sono rimasto un po' deluso perché quando ho visto il trailer ho visto che era una cosa futuristica. Cioè, nulla contro i COD del futuro, cioè, per l'amor di Dio, però, cioè, però, perché dovete fare un altro COD futuristico? Avete fatto Black Ops 2, Call of Duty Ghost, adesso questo, che dovrebbe chiamarsi Advanced Warfare, però adesso non mi ricordo. Cioè, detto in modo storpio, non mi ricordo, cioè, non so, si dovrebbe chiamare così, adesso non mi ricordo. Ho la mente sdrogo oggi. Comunque, sì, vabbè, stavo dicendo che qua intanto tiro la nuke, madonna, sei, spruzzavo dalla gioia. E stavo dicendo oddio, che io mi immaginavo un COD un po' diverso, cioè, ambientato in un'epoca, in un anno diverso, o nel passato oppure nel presente, perché ormai di COD del futuro ne avrei un po' le palle piene, però. Cioè, è bello che in moltissimi chiedono all'Infinity, cioè, vabbè, la casa di COD, di provare a fare un remake di. A provare a fa, scusate. Dio, scusate, oggi mi mancano le parole. Di provare a fare un remake su COD 4, ma loro se ne fregano e fanno come più gli sembra giusto. E provano a fare queste cose qui, queste mosse azzardate di fare solo COD futuristici. Cioè, dopo un po', secondo me, ci rompiamo anche le balle. Qui intanto, raga, cioè, guardate, salta Lost, perché stranamente uno prende la nuke, salta Lost quando uno la tira. Comunque sti cazzi, perché io la riesco a tirare lo stesso. E guardate qua, intanto il mio omino resta appeso tra la mappa e il vuoto, mentre l'altro è cascato. E nulla, la partita è già finita, madonna, ragazzi, oggi è stato un video molto veloce, infatti mi scuso. Comunque raga, io spero che il video vi sia piaciuto, come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace e grazie di cuore a tutti quanti per il supporto che mi state dando ogni giorno, noi ci becchiamo alla prossima, da Darkaccio è tutto, bella! Bella. But if you close your eyes